Eccoci! Ciao! Ma che belli! Tutti live! Gli spettatori, eh? I nostri spettatori, i miei spettatori qua in studio! Oggi siamo pronti per la nuova puntata di The Live Late, Live and Late, perché tutte e due digital show. E oggi parliamo di parecchie cose, secondo me importanti e spero soprattutto utili. E per cui direi di non perdere tempo e di partire subito con la prima rubrica. Allora, la prima rubrica parla di cosa bisogna sapere, cioè quello che secondo me durante la settimana è stato utile, cioè mi ha dato da riflettere, no? E allora la prima cosa è questa, ve la faccio vedere. Si tratta della Tesla che è stata hackerata utilizzando un drone. Cioè in sostanza il drone che ha seguito l'automobile mentre si muoveva ha potuto, all'interno aveva ovviamente un piccolo computer con cui hanno hackerato il sistema. Il vero problema ovviamente è che per ora quello che sono riusciti a fare è semplicemente aprire e chiudere le porte, cambiare la posizione dei sedili e la modalità dell'accelerazione e dello sterzo. Non sono riusciti a guidare la macchina. Però questo ci fa pensare ad un futuro in cui, avete presente quando oggi ci sono gli attacchi di DDoS? Sono stato anch'io vittima di uno di questi tempo fa, cioè ovvero tanti computer che vengono guidati, teleguidati affinché vadano tutti nello stesso posto. E immaginate se invece di essere computer che spengono un sito, di fatto siano invece delle automobili che per esempio nella migliore delle ipotesi vengano mandate tutte insieme ad un incrocio in quel momento, per non parlare ovviamente di cose peggiori che possono succedere. Ecco, questa è stata la notizia che mi ha colpito un po', perché ovviamente al momento fa pensare che in fondo dai, no, non sia un granché, non sia un grosso problema, ma con le auto che si guidano da sole, con tutto questo mondo, è un attimo che diventi tutto molto più pericoloso. Allora, prima di passare alla rubrica successiva, vorrei innanzitutto chiedervi di condividere la live. Oggi sta funzionando solo su Facebook, perché su Instagram, all'ultimo momento, il software che ci permette di fare ciò ha smesso di funzionare. Ma vi ricordo anche il perché, che questo è interessante. Perché Instagram non permette l'aggancio di software esterni per poter funzionare. È nato e continua a voler essere un luogo, uno social dove si vede, funziona solo per chi vuole usare la telecamera del telefono. E quindi non sono, insomma dire, naturalmente non amano questo tipo di aggancio. E ci sono dei software fatti apposta, uno che utilizzo io è Lula, LOOLA.tv, che dovrebbe in teoria interfacciarsi con Instagram, però è un accrocchio, come si dice, come tutti gli accrocchi, un po' vanno e un po' no, un po' come, dai, questo show in fondo, no? È un grande accrocchio tecnologico con cui stiamo cercando di fare, come dire, un esperimento nuovo, o no? Allora, inizio subito con la seconda rubrica, che è quella del come ti fregano. E qui quando applaudite vi faccio vedere. Allora, come ti fregano? Ho raccolto alcuni tentativi che stanno, come dire, che stanno usando spesso in questo periodo. Uno è questo, cioè l'INPS stesso ha lanciato l'allarme dicendo guardate che stanno usando il nostro nome per cercare di vendere, di cliccare, di vendere, di portar via dati alla fine. E infatti arriva una email che effettivamente il cui mittente è dcbilanci@inps.it, che dice scarica i bollettini di versamento precompilati, e clicca qui per ricevere il rimborso dei contributi in eccesso. Ed è questa più o meno la mail che arriva.
No, questa è un'altra, questa è quella dell'Agenzia delle Entrate, ok? E in sostanza è pericoloso perché ovviamente quando scarichi in realtà installi un virus e soprattutto dovete sapere che, questo giusto per dare un'informazione tecnica in più, che il mittente è facilmente falsificabile, cioè non è necessario essere dei grandi hacker per falsificare un mittente, no? Basta avere un indirizzo di posta elettronica di quelli personalizzati dove ti compri un SMTP server, cioè un sistema per inviare posta, e il mittente te lo scegli tu, cioè vuol dire lo si fa a casa. Quindi attenzione, il mittente non è per niente sinonimo di sicurezza. Poi circola questa dell'Agenzia delle Entrate, che dice sostanzialmente che è stato riconosciuto un rimborso, e ogni volta che arrivano i rimborsi ovviamente tutti diciamo wow, fammi cliccare, di 14,90 per il canone RAE. È finta, ok? In ultimo questo, che è uno dei più comuni in questo periodo, da DPD Group dice clicca lì perché non sono riuscito a consegnarti un pacco. E siccome un pacco fa sempre un po' gola, soprattutto perché in questo periodo siamo tutti in attesa di vari pacchi, invece il pacco loro ce lo tirano! Mannaggia! Allora, oltre allo sharing che vi ho chiesto, il condivisione anche per, non solo per dire abbiamo fatto 3 utenti in più, ma perché gli algoritmi dei vari social sono molto avanzati, e tra le cose che fanno ovviamente è cercare di, come dire, non far vedere a tutti i follower, che credo siano 310.000, circa quei 300.000 quelli della pagina, cercano di ridurre questa audience per una serie di... E quindi come si fa? Cercando di, ovviamente, la vostra condivisione aiuta a fare questo. Peraltro ci sono anche delle parole, perché adesso io sto parlando live e i vari software delle varie piattaforme che faccio attenzione a non nominare sentono quello che dico, lo scrivono, e se io dico certe parole, per esempio il nome di questo social network dove siamo live, ci toglie un po' di audience. Pensate come funzionano oggi gli algoritmi. Comunque, commentate, perché i vostri commenti appaiono qua. Vedete qua dal mio computer qui a fianco, in tempo reale, e soprattutto incominciate a fare le vostre domande, perché tra un po' è tempo di domande. Quindi pronti con le domande, va bene? Adesso intanto qualche consiglio per le aziende, vediamolo insieme. Allora, consigli per le aziende. Ho pensato di raccontarvi una cosa, siccome tra le varie attività c'è quella di insegnare il mondo anche della digital transformation, quindi tutto quello che riguarda soprattutto le scritte a cui manca una A, come in questo caso, la digital transformation è ancora più veloce della transformation perché manca una A. E no, si scherza, ovviamente è un refuso mio. E la digital transformation in sostanza ha a che fare con tutte le etiche che possono servire a un'azienda per migliorare la propria, come dire, digitalizzazione. E oggi si parla di impresa 4.0, cioè di un nuovo modo di fare impresa, peraltro è anche il titolo di un libro che trattava proprio questi temi, molto ante litteram, che ho scritto insieme al professor Franco Giacomazzi, che ci ha lasciato pochi anni fa, e che a cui sono sempre grato e legato, e insieme a lui ho avuto l'opportunità di scrivere questo libro con il Financial Times, dove trattavamo proprio questi temi. 13 anni prima, oggi ce ne occupiamo ad esempio all'Imperial College di Londra, dove è una delle attività che svolgo, quella di fare l'advisor lì, ma anche nel mio corso all'università, piuttosto che, insomma, oggi è diventata materia comune. Ho detto, allora, perché non condividerla, no? Con i miei amici, e non solamente in ambito universitario. Allora, e siccome stavo scrivendo proprio dei pilastri, come si dice, cioè dei pillars in inglese, cioè dei punti fondamentali, delle milestone, delle pietre miliari, io ho pensato di condividerle, perché magari qualcuno di voi è un'azienda, e fare digital transformation non significa per forza solamente, come dire, non significa solo che non ha a che fare, non afferisce, come si dice in ambito più colto, a solamente alle aziende grandi, ma anche a quelle piccole. E allora
il tema non è quello degli strumenti, cioè è molto facile pensare che tutto sia legato ad uno strumento piuttosto che a un altro. Quindi cosa devo usare per fare digital transformation? Quale chiave inglese devo usare? Quale pinza devo usare? Quale cacciavite devo usare? Cosa è bene che, quale strumento serve per fare quello che fai? Il punto è il come, no? Il cosa si fa, quali sono gli obiettivi. Questo è l'aspetto più importante. L'altra è che non finisce mai, cioè non si smette mai, non c'è un momento in cui si trasforma l'azienda e defatta. È un continuo, è un percorso che facciamo e che non finisce mai. Un'altra, quindi ripeto, questo vale anche se abbiamo il fruttivendolo, la piccola macelleria, un piccolo sito di e-commerce o se siamo la big, large company. Altra cosa, non seguiamo le buzzword, ok? Cioè le paroline che vanno di moda al momento. Influencer non esistevano, blogger non esisteva, adesso esiste, avanti così, ok? Cioè siamo sempre legati soprattutto alle basi, perché è importante. Le basi sono, come dire, sono sempre quelle, alla fine è un mondo di umani. Pensate che da una serie di ricerche il 70% dei tentativi di trasformazione in digitale di un'azienda, piccola o grande che sia, ma questo riguarda anche i professionisti, e qui siamo tutti professionisti, no? Hanno bisogno, come dire, di riflettere su questi temi, perché appunto è facile fallire. Di solito non mancano le risorse, cioè non ci sono abbastanza soldi, non ci sono abbastanza persone. È un grande problema che soprattutto abbiamo in Italia ed è paradossale in un momento in cui c'è una grande disoccupazione, soprattutto giovanile, mancano proprio i tali. Mancano loro. Pensate che sono veramente, credo, 100.000 le risorse richieste nel settore del digitale. E questo vuol dire ragazzi che oggi sono disoccupati e che possono imparare magari non a diventare dei mega grandi esperti, ma banalmente a diventare, che ne so io, dei piccoli bravi grafici o cose simili, di saper mettere le mani su un sito, saper gestire dei social, e lì non serve un lavoro che richiede, come dire, anni di studio, ma a volte molto poco, e potrebbero trovare subito lavoro. Serve nelle aziende, piccole o grandi che siano, coinvolgimento da parte di tutti, perché poi sennò c'è chi frena, e soprattutto definire di chi è la responsabilità. E qui è un mondo, e abbiamo chiuso con le aziende, molto complesso, perché uno dice forse ci vuole la parte tecnica, forse ci vuole la parte informatica, forse ci vuole la parte innovazione, ma a mio parere ci vuole il CEO, cioè il capo dell'azienda. Okay. Allora fate like, perché così anche lì smandruppiamo l'algoritmo e parliamo di musica e digitale. L'applauso, aspetta, dov'è l'applauso? Ecco, allora, cos'è successo? È successo che prima si vendevano i dischi, poi i dischi sono un po' spariti, è arrivato il mondo dello streaming, e dopodiché qui gli artisti hanno cominciato a essere un po' in difficoltà perché gli è cambiato il mondo sotto mano e hanno detto vabbè dai, fa niente, riusciamo a vivere anche con i concerti, eccoli qua. Questo qua dietro, e poi da lì in poi hanno detto beh, adesso però è un guaio. E allora qual è il futuro della musica e del digitale? Ne parliamo con uno che, oltre a essere uno dei più famosi musicisti e autori italiani, è anche un grande geek, è un vecchio amico, Max Pezzali. Eccomi, ciao Marco e ciao a tutti. Max, ce l'abbiamo fatta. Siamo qua nello studio. Sì, insieme. Con difficoltà, ma ce l'abbiamo fatta. Dove sei? Tu sei qua a fianco a me, ovviamente, no? Sono di fianco a te, ma sono in realtà a Pavia. Cioè, sono di fianco a te, ma sottoterra a Pavia. Allora, adesso giustamente ci si chiederebbe, ma sono io che sono un po' a Pavia o sei tu che sei un po' a Londra? Non lo so, credo che ci incontriamo un po' a metà strada, ecco, saremo più o meno all'altezza, non lo so, della Svizzera, della Francia. Siamo là, siamo in Svizzera, assolutamente. Senti, cosa ne pensi di questo cambiamento? Come lo vedi il futuro della musica?
Come hai detto tu giustamente, la musica è stato forse il primo settore, uno dei primi settori a dover affrontare un cambiamento digitale rivoluzionario, no? Perché comunque, ad esempio, il cinema è andato avanti ancora per più tempo con i supporti fisici, invece la musica è quella che è arrivata per prima alla sostituzione del mezzo con un flusso fondamentalmente di dati attraverso la rete. Quindi è stata quella che forse ha subito più il contraccolpo all'inizio, perché ai tempi di Napster ti ricordi benissimo, insomma, ci frequentavamo anche allora, ai tempi di Napster, la musica non è riuscita a capire, l'industria musicale non è riuscita a capire, subito il potenziale di questa rivoluzione e l'ha un po' subita. E adesso invece, negli anni successivi, è riuscita, grazie anche alle varie piattaforme di streaming, a Spotify per primo, ma poi insomma tutti i vari, Deezer, Apple Music, Tidal, cioè è riuscita a trovare una nuova fonte di, insomma, di monetizzazione, grazie. Poi chiaramente il grosso arriva e arrivava fino a questo punto dai concerti, perché l'evento fisico era quello che portava ancora maggiori proventi. Da un anno a questa parte, da più di un anno a questa parte, si è fermato tutto anche lì, quindi bisogna inventarsi dei nuovi modi. Quali possono essere, Max, secondo te? Cioè, è ovvio, per i big chiaramente il problema è minore, no? Ma esiste comunque tuttavia. Ma anche i piccoli, come dire, cioè, come la vedi? Cosa bisogna fare? Allora, io credo che si debba sempre comunque farsi aiutare dalla rete quando possibile, perché la rete può essere un veicolo straordinario anche per chi è piccolo sostanzialmente. Negli ultimi anni abbiamo assistito in Italia all'esplosione, ma un po' dappertutto nel mondo, di gruppi che si sono creati prima la loro fan base, gruppi o artisti che prima si sono creati la loro fan base grazie anche ai social network, grazie a tutte le varie piattaforme a disposizione, e poi sono arrivati nel mercato mainstream. Cioè oggi è un po' il contrario: prima devi lavorare bene sul digitale e poi questo ti permette di crearti la fan base che poi ti dà credibilità anche fuori dal mondo, nel mondo fisico. E poi ci sono anche un sacco di altre opportunità. Secondo me anche quello che è successo un po', la pandemia ha accelerato un processo che era già in movimento, ovvero la possibilità di fare degli eventi remoti, distanziati, quello che prima sembrava assolutamente inaffrontabile, non fattibile, per forza di cose l'abbiamo dovuto iniziare e funziona. Cioè, alla fine si riescono a fare delle belle cose. Stanno crescendo delle nuove piattaforme, anche hardware, che permettono di sincronizzarsi con latenza prossima allo zero. Cioè, adesso è un po' un discorso geek, però Vai, sta qua, questa nascendo è una tanta roba che trasmissione permette di. geek, eh? No, esatto, sono nate. Io stavo, come saprai perfettamente, insomma, mi inclinazioni della tecnologia, e stanno nascendo proprio delle piattaforme hardware che permettono, con una diciamo con una connessione decente, di suonare realmente in tempo reale tutti insieme, mentre adesso ancora c'è una sorta di ritardo. Quindi se il mio chitarrista, cioè ci dobbiamo dare un timing a catena, no? Cioè si segue ognuno quello prima, ecco, e poi alla fine devi mettere assieme i flussi. Adesso si sta cominciando ad arrivare alla possibilità di poter fare dei live credibili, veri e propri. Quindi chissà cosa ci riserverà il futuro. Io sono ottimista. E poi gli artisti fanno anche delle altre cose, perché a quel punto l'arte viene espressa in modo diverso, come hai fatto tu, perché è fantastico. Il libro, già solo i colori mi fanno impazzire. Eccolo qua, Max 90. Cioè, mi fa tremare le gambe, no? Perché quei colori, quei pezzi di vita che abbiamo visto. Me lo racconti da dove nasce? Dimmi qualcosa. L'idea nasce appunto in pandemia, nasce da delle considerazioni in conference call con un amico Massimo Coppola, che diceva: cavoli, però sarebbe bello raccontare, cioè partire dalle tue canzoni, che sono tutte ambientate più o meno in quegli anni 80, inizi anni 90, e raccontare quel mondo lì che adesso non c'è più. Raccontare quel decennio partendo proprio dalle canzoni. Perché ci siamo resi conto, non ci voleva un genio, però, che gli anni 90 è il decennio del passaggio. Io e te ci conosciamo da quegli anni e sappiamo perfettamente che quello lì è stato il decennio
decennio in cui si è passato analogico dal mondo di prima al mondo digitale, cioè il mondo di poi. E quindi puoi racchiudere nello stesso libro e quindi nello stesso decennio l'esperienza di chi ha vissuto entrambe le realtà, no? Noi che avevamo questo sogno dell'internet della prima, sai, dei primi numeri di Wired che arrivavano in Italia, l'internet che avrebbe portato, esatto, noi c'eravamo, l'internet che portava a tutti la conoscenza, la circola di informazioni. Ecco, noi abbiamo vissuto quel decennio lì e in questo libro c'è anche quello, quel tipo di entusiasmo che abbiamo provato noi che ci connettevamo a internet con la connessione dial-up un po' sfigata dell'epoca. Oh, allora, volevo dirti che nel frattempo abbiamo, ti dico chi, Patrizia PM, che dice: buona serata Max, ti ricordi il video del brano Una canzone d'amore? Ricordi dove l'hai girato? Io sì, c'ero. Fantastico, l'abbiamo girato, pensa, intanto saluto Patrizia, l'abbiamo girato all'interno di una chiesa meravigliosa dalle parti di Bologna e tra l'altro nel video, cioè io facevo, insomma, io ero lo sposo, ecco, mettiamola così nel video, cioè mi sposavo con questa bellissima modella svedese, vabbè, lasciamo perdere, e tra il pubblico, insomma, tra le persone che c'erano lì c'era anche Stefano, un giovanissimo Stefano Accorsi, quindi saluto Patrizia ed è bello che insomma ci si ritrovi qui. Qua guarda, sono andata perché fa tutti i movimenti dalla camera, è lì, guarda, è lei, muoviti solo tu, fai dei versi, eccola, eccola, eccola. Va bene. Con la l'ho vista. L'hai vista, perfetto. Allora, senti, adesso avrei la prossima rubrica, ma se vuoi star con me, perché parlo di arte digitale, certo. Secondo me c'entri un pochino anche tu, vediamola. Allora, qual è il numerello qua, il 9, vai. Volentieri. Allora, questo è il Maker Music Festival, che originariamente era a Sebastopol, in Crimea, e adesso è a Los Angeles, perché sì, è fatto online in realtà. Ma la cosa pazzesca è che questi maker mettono insieme degli strumenti stranissimi, improbabili, per fare musica. E allora ho detto, aspetta che tengo Max che glieli faccio sentire anche a lui. Guardiamoli insieme. Hey. Max, hai mai usato delle cose strane per fare musica? Allora, io sono un grande appassionato di rumore organizzato, ecco, mettiamola così. Cioè, mi piace molto anche andare in giro, adesso poi con i telefoni che registrano, insomma con gli smartphone o anche magari con un piccolo microfono, ci sono un sacco di accessori interessantissimi che si possono attaccare allo smartphone per registrare i rumori d'ambiente, farne musica. In alcuni provini ho già cominciato ad usarle, cioè magari un suono percussivo che poi metti assieme al rullante della batteria o un suono, però questa è una parte del music making, del processo, anzi del sound designing, che mi piacerebbe tantissimo approfondire e in assoluto
Esatto, posso garantirti che in futuro ci saranno dei miei esperimenti in questo senso, perché poi il bello è quando lo fai diventare una cosa che non diresti mai, no? Cioè lo passi attraverso un campionatore, equalizzi, cambi e diventa un'altra cosa, diventa un altro strumento. Certo, beh, fantastico. I Pink Floyd, no? Erano dei grandi che usavano certo. dei suoni più incredibili, no? O al di là del sintetizzatore, no? Sì, certo, ma pensa anche, io adesso stavo, cioè mi è capitato di sentire addirittura recentemente, adesso non mi ricordo, ma è stato fatto un album in Italia, credo da Masacci, Subsonica, un album ambientato fatto nel Polesine, cioè quindi nel Delta del Po, con tutti i suoni registrati dal Delta del Po, dagli uccelli tipici di quelle zone del Delta, dai suoni, rumori, e ha fatto un album o un EP, adesso non vorrei dire una stupidaggine, basato su quei suoni, che è una cosa secondo me meravigliosa. Grande Max, senti, grazie mille di essere stato digitalmente, ma un po' virtualmente con noi. Adesso i nostri amici Siete qua ti salutano come sanno fare da casa e da buon pubblico. Grazie. Ciao Max, proviamo a darci la mano, grazie, ci riusciamo, avviciniamoli, esatto, aspetta, basta. Vediamo. Ecco, vai così col bump, dai, distanziamento. Finto distanziamento, okay, perché non riusciamo. Ciao Max, a presto! Tipo così. Ciao! Ciao, grazie. Eccoci, ma che bello è, che bello è, ma che cose ha detto belle peraltro, ma perché poi lui è uno competente, cioè anche uno dice Max è un grande, mi tocca la pancia, ho passato pezzi di vita insieme a lui, ma lui è uno che ne sa e avete visto oggi. Sentite, nel frattempo vorrei ricordarvi di lasciare le vostre domande, perché tra poco risponderò alle vostre domande, quindi cominciate a lasciarle. Nel frattempo vi parlo invece adesso di Dark Web. Allora, la cosa si fa seria, nel senso che questa volta cosa è successo? Che la polizia tedesca, insieme a coordinata dall'Interpol, dall'Olanda, la Svezia, l'Australia, Stati Uniti e Canada, ha tirato giù, cioè distrutto, chiuso, una rete di pedofili che si chiamava Boys Town e esisteva dal 2019 e aveva 400.000 membri. Allora, le autorità l'hanno definita una delle più grandi piattaforme di pedopornografia darknet al mondo. E peraltro il nome non è stato scelto a caso, perché Boys Town è anche un'organizzazione no profit che si occupa proprio dell'educazione dei bambini. Hanno già arrestato, questo in tedesco l'ho tradotto con Google Translate, il comunicato stampa della polizia, hanno già arrestato 4 persone, 5, e spero li arrestino tutti. Quindi questo anche per ricordarci, come sempre, non serve ovviamente a noi, ma per caso metti che qualche malintenzionato passa da questa trasmissione, da questo esperimento, che tanto vi beccheranno, ok? No, questo solo per ricordarlo, serve a questo. Va bene, sentite, solo una cosa vi chiedo, se vi va, siccome è stata un'operazione che è durata un bel po' di anni, ve lo facciamo un bel applauso a queste polizie che hanno lavorato insieme? Grazie, speriamo ne becchino sempre di più. Ovviamente ce ne siano sempre di meno, evidentemente. Ora i sondaggi, vi spiego perché. Allora, giorni fa, tempo fa, un mesetto fa circa, ho fatto 100 domande in 100 giorni, siamo più o meno a metà, avevo un mucchio di domande che ho raccolto nel tempo e ho pensato che alcune di queste potessero essere interessanti per me, per capire, al di là dei sondaggi tradizionali, nel mio pubblico, quindi un pubblico sicuramente più verticale, interessato al digitale, alla tecnologia, o comunque perlomeno sensibile a questi temi, perché ricordiamo
che essere interessati al digitale non è necessariamente una passione che uno deve avere tecnica. Si può essere interessati al digitale semplicemente perché ci viviamo dentro e quindi non dico diventare esperti, ma perlomeno sapere che quando attraversi la strada ci sono le macchine che passano che ti possono investire. E quindi sono cose da sapere, al di là, oppure sapere che oggi esiste un mondo dove là fuori puoi trovare lavoro, puoi fare cose interessanti, puoi imparare delle, puoi coltivare le tue passioni, cosa che magari è come dire, meno nota a tutti. E allora ecco cosa vuol dire per me essere, come dire, interessati a questo mondo. E ho detto, perché me le devo tenere per me? Come sapete tendo a condividere, mi viene spontaneo. Allora ho detto, aspetta, cominciamo a condividere con i miei amici durante un The Live Digital Show alcuni risultati. Quindi, come qua, uno, hai un sito web tuo per la tua attività. Sembra che il 20% normalmente delle aziende non abbia un sito web, ma qui appare esattamente l'opposto. Cioè, dai le vostre risposte, queste arrivano da Telegram, e il 72% no, come dire, non ha né un sito proprio, e tu dici, vabbè, ma che ci frega? E nemmeno per la propria attività, e alcuni in costruzione. Che vuol dire? Chi lo sa? È veramente un sondaggio così, un po' empirico, però tuttavia è interessante. Ho raccolto alcuni commenti, questi da Facebook, perché c'è Amy Ligama che dice ormai si usano più le pagine dei social che i siti veri e propri, e qui c'è il mondo della back home strategy che risponde a questo, dicendo sì, però le pagine dei social, attenzione che si portano via il vero valore, e qua, sposto la testa, dice che non vorrebbe essere dipendente da chi me lo fa. E ha ragione, ma esistono infatti siti come per esempio Wix.com che danno proprio la possibilità di creare un proprio sito senza bisogno di dipendere da nessuno. Ma la piattaforma a parte, dice. Mentre Giuliano Cali dice che l'ha avuto per la sua attività per circa 15 anni e l'ha chiuso perché dice che la pagina Facebook secondo lui è un po' più attuale, però attenzione perché dice, come dicevo, può essere una trappola di comunicazione evidentemente. Lo vorresti il tasto non mi piace sui social? L'88% sì, e siccome è sempre così, cioè l'88% più o meno, insomma la maggior parte lo vuole, dici come mai? Perché comunque ai vari social non piace avere tutta quella negatività, come dire, cercano di cavalcarla se uno ce l'ha già, però cercano anche di non portarla, perché comunque la percezione e la positività alla fine fa bene anche alla forma. Inoltre c'è chi dice, tipo Valentina Di Guardo, dice sì perché si renderebbe conto di quanto dice scemenze, no? Che a volte lo acclamano, lo approvano, insomma. Altri commenti interessanti, dice a me piacerebbe, anche il tasto vomito non sarebbe male, in realtà c'è un'iconcina vomito. No, perché se lo ricevessi io il mio non mi piace, non vorrei che bla bla bla. Effettivamente non fa bene, no? Però dobbiamo imparare come di solito ci facciamo scivolare le cose nel mondo fisico anche in quello digitale. Altra domanda, il tuo smartphone ha tutte le funzioni che ti servono? Sì, molte, ma non tutte, ne vorrei molte di più. Sì, e qui mi fa riflettere, dove sono? Qua, su un tema interessante, perché io mi ricordo, siccome sono un anziano del digitale, fino a quando sono piccolo che sperimento tutto e poi diventa un lavoro, eccetera, una delle cose che ho scoperto è questa. Quando sono arrivati i primi smartphone, che ovviamente io cercavo di avere evidentemente al prima possibile, no? Quelli con la telecamera, eccetera, e spiegavo che la telecamera era una cosa utile, dovete ricordarvi che, se magari qualcuno di voi se lo ricorda, che la maggior parte di persone umane, poi io sono un po' più digitale, ma come sicuramente alcuni di quelli che ci seguono, diceva, ma la telecamera nello smartphone, ma a che serve? Ma io mica faccio le foto con lo smartphone, cioè... L'approccio è, ma io non lo uso per fare quello, ok? Quindi è diverso da, evidente, quello che vediamo qua, e lui dice, ma hai tutte quelle che siamo? Sì, perché la percezione è sì, ma in realtà ce ne sono altre che ancora non sappiamo. E qua dice Doretta Tavanelli, credo di non essere nemmeno in grado di usare quelle che ci sono, mentre Valentina Ciarimboli dice, vorrei che facesse da telecomando universale per tutto, esiste un piccolo device che si aggiunge, si mette dentro il jack della cuffia e ha un infrarosso con un'app, si possono poi comandare tutte le cose. Questa è una possibilità, cara Cristiana. La seconda, esistono dei device che via app a loro volta telecomandano tutta la casa, per cui si può fare tanta roba. Parcheggio, caffè, eccetera, eccetera, ci sono già. Sta arrivando quella delle vostre domande, per cui... Se le avete fatte, ora rispondo. Vado con la rubrica, via. Ah, la rubrica! Dov'è? L'applauso! Oh.
Il bello è che io parlo con un fantomatico regista, ma sono io in regia da solo, perché nel mio accrocchione gigante che ho messo insieme per ottenere questo effetto, discreto forse, chi lo sa, boh, magari mi piace. Vi piace o non vi piace? Vediamo il pollicione, sta roba qua che è tutta. Meno male, grazie, meno male. Siete in studio anche voi, siete di parte. Questa roba qua è fatta, è veramente un accrocchione, tanti computer insieme, eccetera, e soprattutto c'era un problema, io devo stare qua, non posso stare al computer a cliccare, a fare i cambi. Allora ho detto, come faccio? E ho scoperto che esistono dei ricevitori IR, quelli proprio infrarossi, come se fossero una televisione, no, che riceve, solo che si possono attaccare al computer. E allora, con un telecomando tradizionale, ho cominciato a settare tutte le varie funzioni di regia, e quindi... Quando vedete degli errori, sono sempre solo io. Vabbè. Comunque, le vostre domande, vediamole. Allora, qui, qual è il tuo social preferito e perché? Da 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 da, da 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 da. Dai, non sono un boomer, sono un po' più giovane, ma comunque Facebook, dai. Perché si può scrivere un po' di più, perché si può argomentare un po' di più, perché c'è un link. È una roba un po' da anziani per chi usa TikTok, per chi usa Instagram, ma soffro molto quando non riesco a linkare all'esterno, e quando il testo è un po' ridotto così in secondo piano. Ah, l'immagine a volte è molto importante, così come i video, ma a volte rivoglio il mio testo, tant'è che su Instagram faccio una cosa che non si dovrebbe e creo delle immagini a partire dai testi, che vergogna. Va bene, la seconda domanda, come faccio a mettere al sicuro il dispositivo da accessi dannosi? Oh my gosh, non riesco a capire se è più da accessi dannosi, nel senso che qualcuno possa entrare a farsi i fatti tuoi, o se intendi magari invece da fuori, se qualcuno può entrare. Ma dipende, allora, non ci sono dubbi, il mondo ne è in questo momento, come dire, consapevole, ci sono degli dispositivi, delle marche di cellulari che fanno dei software, quindi tipo iOS, che sono oggettivamente al momento più sicuri, ma con dei difetti, cioè anche più chiusi, e altri come ad esempio Android, che sono un po' meno sicuri, ma dove puoi fare più cose. È una scelta personale, se questo è il tipo di sicurezza che ho interpretato. L'ultima è, da che età posso far usare lo smartphone a mio figlio? E qui sapete cosa vi dico? E qui vi rispondo, non ti rispondo, dov'è il nome? Non lo vedo. Non ti rispondo adesso, ti rispondo tra un secondo con l'ultima rubrica, che è l'MCC Pensiero. Siamo alla fine, vedo gli applausi un po' più stanchi, ma è normale, è giusto. Allora, qui nel frattempo siamo sempre live, sono le 22.01, quindi dai, sono 40 minuti che siamo qua, niente male. Allora, cos'è successo? Ho visto passare una proposta di legge alla Camera dei Deputati relativa a... Io non mi occupo di politica, non so neanche di chi sia e non mi interessa, ti tolgo i nomi subito, che propone di vietare, di fatto, i cellulari ai bambini e di vietarne l'uso, credo sino a sotto i 13-14 anni, adesso tra un po' lo leggiamo, non mi ricordo più, senza la presenza fisica dei genitori. Allora, la proposta inizia con, inutile dirvi che ritengo molto dannoso tutto quello che è stato proposto, adesso vi spiego perché. Da tempo introducono la proposta di legge dicendo che appunto i pediatri italiani stanno evidenziando i rischi a cui vanno incontro, e questo è verissimo, ma sono rischi ovviamente legati soprattutto alla cultura, cioè al fatto che manca di che c'è poca cultura di settore, che le famiglie fanno fatica a capire questo mondo, eccetera eccetera. No, quindi questo è un po' il succo che aggiungo io, perché non è il mezzo che è rischioso, non è un coltello che è rischioso, è come lo si usa. Se lo porti per strada in giro cercando di accoltellare la gente è una cosa, se ci tagli le verdure in cucina è un'altra. E poi hanno anche evidenziato, per cercare di, a mio parere, rendere ancora la percezione più grande della pericolosità, le radiazioni emesse dai cellulari emanate, va bene, che dice che non esiste, però sottolinea che non esistono ancora evidenze scientifiche. Vi ricordo che un cellulare non emana così radiazioni a caso ogni volta, ma
a seconda di che cosa ci fai. Quindi se è connesso alla rete Wi-Fi, la quantità di radiazioni è molto minore di quando invece si collega via 5G o fa una telefonata, perché banalmente, senza entrare troppo nel tecnico, voi sapete che appena girate la casa quello smette di prendere, no, la Wi-Fi, perché sei dietro un muro, un frigorifero. Quando sei per strada, invece, nel frattempo strada, invece la 3G, 4G, 5G la prende benissimo, perché ovviamente ha potenze enormemente maggiori. Ma andiamo avanti. Si fa un riferimento ad una legge francese simile, altra follia a mio parere, e poi si parla di, come dire, un esempio, cioè che anche i genitori e le scuole, ok, devono, il personale proposto nelle scuole di controllo deve garantire alle strutture scolastiche un utilizzo limitato, più limitato possibile, del proprio telefono cellulare, nonché di altre apparecchiature terminali. Anche qui la ritengo un abominio, perché nelle aziende dovete sapere che esiste un approccio che è quello del bring your own device, cioè porta il tuo dispositivo e per fare quello che dobbiamo fare usa il tuo, che spesso è più utile, no? Per non parlare di quelle scuole che non hanno la possibilità di dare a tutti gli studenti, gli alunni, a seconda dei livelli di scuola, un dispositivo. E quindi portatevi il vostro, perché spesso ce l'hanno. E magari io non ve ne posso dare uno, magari sono desueti, non funzionano più bene. E quindi questo è un principio esattamente opposto a quello, per cui è vietiamolo negli istituti scolastici. Ovviamente è inutile dire, vi ricordo, che sono mezzi che aiutano a conoscere il mondo, perché si possono usare o male, ma anche molto bene. Andiamo avanti. Dice che le attività, ok, proliferano, quelle pericolose, eccetera, eccetera, tragedie, sfide online. Verissimo, infatti il tema è quello del controllo, giusto, e il tema è quello del, come dire, del bene e del male che c'è lì. Si dimentica il bene, si guarda solo il male, è vero, c'è, ma il controllo non è necessariamente di persone. Esistono i parental control, esistono modi per controllare a distanza un telefono senza la presenza fisica. Pensate che secondo questa proposta di legge, se non ci saranno emendamenti forti di quel tipo, ammesso che dovesse mai venire approvata, comunque manca questo aspetto importante. E poi dice, e si entra un po' nel vivo, dice: dai 4 a 6 anni di età è consentito far avvicinare gradualmente il minore alla tecnologia per non più di un'ora al giorno, per poi passare alle 3 ore giornaliere, c'è proprio il numero di ore a seconda dell'età, dai 9 ai 12 anni 4 ore giornaliere. Allora ragazzi, io ho due figli, uno di 9 e uno di 17. Allora, sin da piccoli hanno i device, ovviamente con il massimo, come dire, controllo culturale soprattutto, perché ho vietato sempre molto poco ai miei figli da quel punto di vista, ho sempre cercato di dare più informazioni possibili. E hanno imparato le tabelline, hanno imparato cose ampie di soft skills, di saper far cose. Mio figlio Mario di 9 anni ha imparato a disegnare guardando tutti i video dove si disegna, pezzi di storia, devi studiare la storia a scuola. Ad esempio lui ha la visione, studiando in Inghilterra, la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, che a lui piacciono tanto, la studia con un altro, no, punto di vista. Infatti si scherza questa cosa: papà, quando è iniziata la prima guerra mondiale? Nel 1915. No, nel 1914, perché giustamente, no? hanno diverse percezioni. E allora, che cavoli, gli dovrei togliere tutto questo a 8 anni? Cioè, quant'è? Dai 9 ai 12 anni? Ma da 9 ai 12 anni è proprio, sono nel pieno! Cioè, non è che per forza col cellulare, cioè, si dà, come dire, al mezzo la responsabilità di essere il mezzo cattivo. E poi con chi devono parlare? Cioè, credo che sia il problema minore, ma andiamo avanti, non è finito. Quindi il controllo è i genitori e chi ne fa le veci. Ok, e vengono multati se vengono beccati ancora dodicenni, cioè a 12 anni, ma come minimo hai già imparato il mondo grazie allo smartphone e al tablet, senza l'accompagnamento e presidio, cioè siamo nel 1800, devi stare fisicamente lì, capito? A fianco. Allora, e come si fa per attuare tutto ciò culturalmente? 50.000 euro, cioè 50.000 euro, cioè io, come sappiamo, a volte se ne mangiano veramente miliardi, danno 50.000 euro, che è niente, per insegnare e diffondere cultura sull'utilizzo. E il genitore che non è fisicamente presente, sanzione pecuniaria da un minimo di 300 euro a un massimo di 1.500 euro. Siamo alla follia retrograda, articoli, di nuovo questa roba qua. Questa è proprio la proposta di legge, quella è la premessa, che dice divieto di utilizzo per i primi 3 anni di vita, dove incominci magari ad avere l'associazione dei colori. Certo che bisogna toccare e sporcarsi le mani, ma è ovvio. Ma non c'è solo quello. Viviamo in un mondo molto più complesso,
un mondo in cui non necessariamente c'è solo più lo sporcarsi le mani, c'è anche il conoscere un touch, fa parte della cultura, così come impari a usare la penna per allenarti, impari a usare un touch. Non a caso vi ricordo che la differenza generazionale a volte si vede anche da questo. Quando un boomer, ormai parlo del santo, pochi anni di differenza, usa uno smartphone, spesso fa così. Cioè, quante volte avete visto questo gesto? Ok, ma un ragazzo non farà mai così, perché fa così col pollice, ok? Può usare sì a volte un dito, può succedere per fare certe operazioni, ma non fa questa cosa qua. E è dovuto questo anche al tipo di allenamento, anche al tipo di uso, che è completamente diverso. Quindi da quello manuale, sì, no, quello che può fare. Perché comunque quel tipo di interazione, certo, limitata, ma al divieto, di cosa stiamo parlando? E poi l'utilizzo graduale, ce lo spiegano loro come devono usarlo, come se fosse droga, ok? Per non parlare di nuovo l'utilizzo, questa è l'ultima, di dispositivi funzionanti tramite radiofrequenza secondo, sotto la supervisione del genitore, cioè confermato tutto. Le braccia cadono in un paese in cui una delle nostre caratteristiche principali è quella di avere l'analfabetismo digitale tra i giovani più alto, perché sia tra i più alti, perché i giovani che vengono definiti nativi digitali non sono spesso nativi digitali, sono nati quando c'era già il digitale, ma poi lo usano solamente per usare cose già pronte, come dire, per giocare con macchinine già fatte. Non costruiscono la macchinina, quindi usano Facebook, usano Instagram, usano TikTok, è già pronto, non è che creano dei TikTok, cioè pochissimi lo fanno. Tant'è che appunto, come dicevo prima, mancano 100.000 posti di lavoro, servono 100.000 persone in Italia e non si trovano perché non sono formate. Quindi ecco, questo è il problema. E quindi la cultura digitale è, secondo me, alla base. Quindi capire i pro e i contro di questo mondo più frequentemente possibile, da più fonti possibili. Voglio 100.000 Marco Camisani Calzolari in giro, non sono geloso per niente, se ne arrivano altri ce ne vogliono tantissimi, su tutti i mezzi, perché c'è bisogno di parlare di questo. Ci sono state grandi polemiche, poi chiudo come sapete, per l'intervento di Fedez, che ha parlato di temi caldi, che giustamente sono temi che devono essere affrontati pubblicamente per il grande pubblico, perché altrimenti non se ne parla, e anche di educazione digitale. Non se ne parla. Al massimo che si fa è si vieta. Però è come dire, mio figlio non può uscire da casa perché altrimenti si può fare male. E invece no, deve poter uscire da casa, ovviamente con una protezione culturale adeguata. Va bene amici, vi ho fatto il pipone, come si dice in Romagna, si dice un po' dappertutto, vabbè. Allora vi invito, ve lo dico in romagnolo per chiudere, a iscrivervi alla perché io adoro la Romagna, è una delle regioni che mi piacciono. Io voglio Napoli, lo so che ogni volta che io parlo qualche dico, ah, vedi, tutti ridono, ma smettila che si sente che non lo sai usare, ma io fa niente, mi diverto come un pazzo. Oh via! Iscrivetevi, Camisani Calzolari, vi arriva la newsletter, giuro non spammo, ci manca solo che mi rovino la reputazione per una... dov'è? Qua, per una newsletterina, semplicemente vi arriva la roba che volete, perché Facebook, se no... Ho detto Facebook, vabbè, va che riduca il reach, non me le fa vedere. Condividete questo livezzo qua... lo dividerò in rubriche come al solito, ce lo riguarderemo, non voi poveri che già du bocce l'avete già visto, ma c'è chi non l'ha visto, che lo rivedrà durante la settimana, diviso in rubrichette. Io vi saluto, ci siamo sparati 50 minuti insieme, abbiamo resistito, il pubblico ancora, diamolo. Ciao ragazzi. Eccovi, e quindi vai dai. Allora vi saluto e ci vediamo lunedì prossimo live, qua, spero con altre cose interessanti. Ditelo a tutti! Ciao!